C'è ora Sanguettoli, tiene la palla Sanguettoli, chiama lo schema 5, c'è ora l'entrata di Sanguettoli, palla per Ebeling, Ebeling prova il tiro da fuori, non realizza, il rimbalzo è di Oscar. Poi c'è Slaunic che tiene la palla, ha schierato in difesa 2-3 ora il Mangiavevi con Ebeling sotto canestro, mentre è Carraro che realizza. Lorenzo Carraro non ha bisogno di presentazione, è una guardia di 1,88, ex nazionale, 28enne, ha passato il periodo migliore nella pallacanestro quando giocava a Venezia nella Canon, ex Canon. È senza dubbio stato uno dei migliori giocatori nel suo ruolo in quel periodo e ha meritato la nazionale. Ora Carraro gioca a Caserta in A2, ma non di meno è un giocatore senz'altro efficace e che da fuori ha sempre un tiro pericoloso. Vedete in contropiede lo stesso Carraro, prova il canestro, la palla viene convalidata dentro dall'arbitro Di Lella, quindi 2 punti ancora per Carraro, sale a 6 il suo score personale fino ad ora. Fantini tiene la palla, la dà a Jordan, Jordan da fuori, prova il tiro ancora Jordan e realizza. 8 punti per Jordan, 22-12, sono però già 10 punti di vantaggio dell'Indesi. Ricci, poi Slaunic, ancora Carraro, poi Ricci, tiene la palla Ricci, la dà a Slaunic, prova l'entrata Slaunic, sbaglia il canestro ma c'è Oscar al rimbalzo e con un gancio Oscar realizza. 8 punti anche per Oscar. Sospensione ancora chiesta da Marco Calamai, direi giustamente, perché il Mangiabevi dopo neanche 7 minuti del primo tempo è già in svantaggio di 12 punti, 24-12 infatti il parziale per il Mangiabevi Ferrara. Vedete inquadrati gli uomini di Marco Calamai, un Mangiabevi che oggi si è fatto sorprendere inizialmente dall'Indesit Caserta che sta giocando più velocemente del Mangiabevi e direi più efficacemente. La percentuale al tiro dell'Indesit è migliore finora di quella del Mangiabevi. L'Indesit, vi ripeto, è schierata in campo con Carraro col numero 8, col 9 Simeoli, col 13 Slaunic, col 14 Ricci, col 18 Smith. C'è ora il Mangiabevi in attacco con Jordan. Jordan tiene il pallone, prova di darlo a Sanguettoli. Sanguettoli, playmaker della squadra, lo dà poi a Pantini. Pantini prova il tiro dalla posizione di ala. Errore di Pantini. Ed è quindi ancora Slaunic che, come vedete, tiene la palla, la porta avanti, addirittura prova il tiro dalla lunetta e realizza. Molto bravo Zoran Slaunic, 32enne, 1,82 playmaker, un 32enne che gioca però come un 20enne. Molto agile Slaunic, sempre col pallone tra le mani, difficilmente lo perde. C'era un